sì, in qualche momento di sconforto c'è anche stato. Se dicessi il contrario sarei un bugiardo oppure sarei Superman. No, non è vero. Però poi fai un ragionamento banalissimo. Hai resistito 21 anni per gettare la spugna, ma non si può. Non si può e non si potrà mai. E poi noi vinciamo, perché questo è sicuro. Intanto perché questi non sanno dove andare a prendere i soldi. Intanto perché questi non sanno neanche come, non sanno neanche sognare come farla quest'opera. Non sanno assolutamente nulla, semplicemente gli serve mangiare dei soldi. E il loro obiettivo in realtà qual è? Cominciare a fare qualche bucazzo in Val di Susa per poter prendere dei soldi e poi lasciarlo lì e nella migliore delle ipotesi far fare a quest'opera la fine della Salerno-Reggio Calabria. Cioè la vacca da mungere per sempre. In realtà il problema è molto più grosso. Noi siamo già falliti. Noi siamo non sull'orlo della bancarotta, ma noi siamo già saltati oltre. Stiamo cadendo nel baratro, ma mentre cadiamo nel baratro continuiamo a ballare, a danzare, a suonare convinti che vada tutto bene. Non è così, gente, non è così. Non è così. Allora, la Grecia aveva un rapporto debito-PIL che era a metà del nostro. Stanno dicendo un sacco di cose. Però guardate che il problema siamo noi che abbiamo il debito-PIL il doppio. Questo è il guaio. Questo rapporto non è che si migliora facendo il TAV, semmai facendo il TAV si peggiora, perché non c'è un privato che mette un centesimo. E quindi a questo punto è vero che potrà aumentare il PIL facendo l'opera, ma aumenta molto di più il debito, perché siccome non hanno i soldi devono farsi prestare i soldi dalle banche, siccome ci devono mangiare sopra la mafia e i partiti, se l'opera in sé costa 100, viene a costare 1000 la cosa finale, ma il PIL cresce solo di 100, non cresce di 1000 perché gli altri se li sono imboscati. E allora, brava gente, guardate che la baracca non funziona. I numeri sono tremendi, eh? Quindi su queste cose qui non andiamo lontano. E come diceva qualcuno l'altro giorno, è finita la crisi. Adesso siamo in miseria. Ecco. È una certezza, possiamo andare tranquilli. Alta